E per la prima volta noi abbiamo la possibilità di ascoltare dal vivo, non registrata, la voce di Giancarlo Cancelleri, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle. È in collegamento con Caltanissetta, mi ha detto che c'è un ritardo con l'audio. Allora, intanto gli do il benvenuto a Cancelleri. Buon pomeriggio. Allora, salve. Possiamo far chiarezza su una cosa, perché lei è capogruppo, quindi lei intascherà 1160 euro, sì, in più, oppure farà come nella storia del Movimento 5 Stelle, sì, c'è la restituzione di quello che non è, secondo voi, moralmente accettabile? Prego. No, ma io ho già firmato la rinuncia a monte di questa cifra e chiaramente non la percepirò. È già un documento pubblico che abbiamo pubblicato in rete, che quindi è d'appannaggio di chiunque vuole prenderne visione, perché per noi è una indennità che chiaramente non ha nessuno scopo e nessuna, non ha alcun senso in un momento in cui i cittadini stanno vivendo un momento di estrema difficoltà. Sembrava veramente un privilegio al quale la casta non voleva assolutamente rinunciare. Noi vogliamo differenziarci anche in questo, dare un segnale forte che la politica può e deve rinunciare a quelli che sono dei benefit assurdi. Però, allora, vorrei capire però, la posizione di Crocetta sembra sempre un po' in bilico, no? All'interno del PD c'è chi la pensa in un modo diverso, abbiamo citato prima Faraone, anche voi l'avete tirato per la giacca un po' di volte. Anche se devo dire però, che sono stati tante volte molto utili, ecco, vorrei dire, far passare riforme importanti. Ecco, che valutazione dà di quest'anno? Perché voi avevate sfiduciato a un certo punto Crocetta, poi gli avete dato una mano in altri frangenti. Come la vede questa gestione? Ma noi abbiamo più volte detto, attraverso la mozione di sfiducia, ma anche attraverso interventi in aula, che la politica di questo governo è spesso una politica che non ha una programmazione né a medio né a lungo termine. Noi contestiamo questo maggiormente, contestiamo il fatto che non ci siano delle misure di sviluppo economico per le piccole e medie imprese, che sono il tessuto economico e sociale della nostra terra. Non si guarda veramente al bene primario dei cittadini. Alcuni segnali importanti e forti in questa finanziaria, ad esempio, sono stati recepiti. Penso ad esempio al reddito di cittadinanza, che è stato proposto direttamente al governo sulla spinta di oltre un anno da parte nostra, ma anche l'istituzione del fondo di microcredito. Diciamo che in qualche modo, visto che noi abbiamo questo modo di fare, che è quello di valutare provvedimenti volta per volta, in qualche modo a volte col governo ci siamo ritrovati a fare delle riforme importanti. L'ultima, ad esempio, è quella dei consorzi di bonifica, che finalmente dopo 20 anni torneranno alle elezioni e quindi li toglieremo sostanzialmente dalle pastoie. Prego, Ainis e Gualmini vorrei sentire, perché Ainis è siciliano, Ainis è di Messina, quindi la storia. Secondo me sono riforme importanti che vengono fatte da una forza di maggioranza, cioè il governo, e da una forza dell'opposizione, che siamo un attimo noi. Solo. Queste collaborazioni chiaramente che ben vengano, e che ce ne siano anche spesso. E non ci costano tanto, perché uno che viene a prendere 1300 euro al mese non mi faccia ridere. O sta a Bruxelles, o sta a Palermo, è esattamente la stessa cosa. Cancelleri, la pensa così? Cancelleri, la pensa così? Un attimo, Cancelleri, la pensa così? Ah, assolutamente no, perché gli uffici di Bruxelles sono ovviamente degli uffici che nell'era telematica e nella possibilità di interfacciarsi con gli uffici direttamente dell'amministrazione europea sono secondo me altamente inutili. E poi non è vero che sono personale interno della regione, sono persone che sono state assunte da fuori, che quindi hanno un costo. E riguardo invece alle auto blindate, volevo dire che c'è un bando direttamente sul sito della Regione Siciliana, e che quindi il Presidente della Regione può dire quello che vuole, potrà smentire l'ANSA, ma se smentisce quel bando smentisce anche se stesso. Quelle auto sono 5, una è destinata a Bruxelles, una a Roma e 3 sono destinate a Palermo, di cui 2
per lui e per la scorta, e una messa ferma nell'attesa che una delle due magari si rompa. E quella lì è la verità. Presidente della verità. Posso chiedere una cosa, cancelliere? E qual è la cosa? Perché chi ha negato? L'ha detto lui. Ma sì, ma chi è che ha negato? Scusi, però lei sta continuando. Lei lo sa che io sono una delle persone più scortate d'Italia? E sono considerato uno più a rischio, uno più a rischio. Dopodiché io posso andare anche a piedi, guardi. Però la mia sicurezza non la stabilisce né lei né io. Posso, cancellieri, non scappi. Va bene, adesso. Non è che adesso l'Italia va a fondo per queste 5 macchine, ragazzi, non esageriamo. Che costano 518 euro al mese. Diamoci una regolata. Senta, cancellieri, lei che appunto ha detto che con l'uso di strumenti informatici non c'è bisogno di andare a Bruxelles, eccetera. Ci risulta però che voi come Movimento 5 Stelle abbiate reclutato circa 28 collaboratori o portaborse, esatto, addirittura con dei contratti inquadrati come collaboratori domestici, e vi siete affrettati a farlo, siete passati da 12 a 28, quindi più di 2 per ogni deputato, entro la fine di dicembre per poter usufruire di questa cosa e avere anche i 3.600 euro al mese per i collaboratori. L'ha scritto, scusi. Ma anche lì potevate forse interagire via email, come mai questo aumento? L'ha scritto Lauria, che è qui presente, di Repubblica. No, ma l'ho letto comunque da più parti. Come mai? Ah, allora, quello che dice lei è assolutamente inesatto e falso, perché noi abbiamo 29 collaboratori che non sono dei portaborse, ma sono dei collaboratori del gruppo e lavorano tutti a Palermo, non sono inquadrati con contratti di colfo di badanti. Sì, ma come li retribuite? Con quali soldi? Sono degli avvocati. Li retribuiamo con il budget che ci viene dato dall'assemblea per pagare il personale. Sì, ma questo budget è stato inserito l'anno. Mi perdoni perché adesso voglio anche chiarire, i contratti di colf e di badanti esistono all'interno dell'assemblea, ma lo abbiamo denunciato noi, non li abbiamo fatti noi, li fanno tutti gli altri partiti che inquadrano i loro portafogli. Ma al di là di questo avete usato soldi. Scusi, vorrei capire Lauria, che succede in questa Sicilia? C'è stato un cambiamento o no? Perché io non sono d'accordo con lei, cancellieri, glielo dico subito. Io credo che invece un presidio di una regione che conta come la Sicilia debba esserci a Bruxelles, perché sennò troppe volte abbiamo perso denari che sono andati a finire in Spagna, in Portogallo, addirittura in Grecia. Io non penso che inviando un'email si riescano a risolvere dei problemi. Ho una teoria che avere persone di qualità meritocramente messe lì serva a una regione importante. Poi però dovrebbe essere magari lo Stato a farlo, dovrebbe essere gli onorevoli siciliani eletti in Sicilia, l'Europea a fare il lavoro. Però se non lo fanno non è un problema mio. E comprendiamoci anche su un punto, se posso. Perdoni, ma il problema della programmazione dei fondi europei, innanzitutto chiaramente attiene al governo della regione, e non è un ufficio a Bruxelles che risolve problemi, ma dovrebbe essere al limite un ufficio a Palermo a risolvere problemi. Noi perdiamo i soldi perché la nostra programmazione non è sufficientemente adeguata alle richieste del territorio e perdiamo in mille rivoli i soldi della comunità europea, che in maniera paradossale... La fermo, Giancarlo, un attimo, che crocetta e poi Crosetto, che conosce anche bene il mondo... Come gira, come vedere. Intanto vi ricordo che il 31 gennaio il termine ultimo per pagare il canone RAI, che non è aumentato quest'anno nel sistema, aumenta tutto, però l'unico che è rimasto invariato sono i 113,50 centesimi, quindi è pochissimo ed è importante sostenere questa azienda. Poi le critiche ci stanno, no? Perché, per carità, ma avere un'azienda pubblica in un paese è sempre molto molto importante. Sono 113,50 euro, modalità di pagamento in tutti i modi, basta telefonare, anche se uno ha delle curiosità, 199 123 000. Perché Grillo, lei rappresenta Grillo in Sicilia, come mai non dialoga sulla legge elettorale? Ma noi dialoghiamo tantissimo con l'unico referente che la politica dovrebbe avere, i cittadini.
Infatti stiamo riscrivendo, commentando la legge elettorale, la nuova legge elettorale che andremo a proporre con l'unico referente possibile, che è quello che poi decide le sorti del paese, che sono i cittadini. Ma lei si rende conto però, Cancellieri, che la legge la fanno i partiti adesso, la faranno i partiti sedendosi a un tavolo, starne fuori vuol dire non partecipare però neanche alle proprie, portare alle proprie idee. Ma guardi, con un condannato io intanto non ci andrei neanche a prendere un caffè. Poi il PD si sta sempre di più dimostrando il loro alleato di Berlusconi, perché con Berlusconi c'è andato Veltroni per discutere la legge elettorale e ora ci ritorna di nuovo Renzi per andare a discutere di legge elettorale. Guardi che anche a me sembra veramente paradossale. Sono condanne di diverso tipo, se è problema di principio dice lei. Però le valutano in modo diverso. Allora...